ma i giochi strani me li trovo sempre io. Salve la gente di Gabby e benvenuti su 12 lucchetti. Questi sono 10, ma là ce ne sono 12. Nella stanza della plastilina, il mio gatto mi sta nascondendo qualcosa. Quella chiave è la soluzione? Beh ragazzi, partiamo subito. Pa pa pa. Ciao, il mio nome è l'uomo di plastilina. Ops, sembra che il mio stomaco faccia degli strani rumori. Mi vuole dire qualcosa? Ah, devo andare in bagno. Questa è davvero una brutta idea, chiuderla con tutti questi lucchetti. Eh no! Questo uomo è ossessivo compulsivo, ha chiuso il cesso e ora non ci può entrare. Ma sei scemo, chi te l'ha fatto fare? Einstein, aiutaci tu! Al posto di fare la linguaccia, Einstein, aiutaci! Cavolo, siamo ancora nei casini, ragazzi. E ovviamente lui non fa niente, sta là a guardarmi con le mani giunte perché se le togli di lì crea il lago di Garda. Quindi tocca a me cercare oggetti, tipo un telecomando. Vediamo, usiamo il telecomando sul telecomando. Oh, 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 oh! A quanto pare funziona così. Possiamo raccogliere oggetti facendo le mosse giuste. Qui che c'è? No, non cliccherò mai quel video, sono sicuro che è una pubblicità. Lo sapevo. Ok, ho trovato una tazza color cuore. Qui, qua c'è un codice da tenere a mente. E tu, orsetto, mi devo pestare? No, neanche l'orsetto qualcosa. Qua dentro non si può aprire. Forse con la chiave? No. Qua c'è una pianola, che bello! No, secondo me dobbiamo fare una combinazione, ma devo scoprirla. Dai, che sennò quello là mi inonda tutta la stanza. Santo cielo! Allora, ah, eccole qua le note, vedi? 1, 5, 3. Oh, hai capito. Ok, qua abbiamo la soluzione della pianola, vedete, hanno gli stessi colori. Quindi 1, 5, 3, 8, 5, 2. Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. 3 questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 di nuovo. E 2. Sì, era così! Sì! Questo è perché sono un grande pianista! Ora che abbiamo una chiave verde, cosa devo fare? Qua dentro c'è... 9... Ma è tutto un codice qua! Comunque ce l'abbiamo, ok? Oh no! No, inizia a petare! Sentite i peti! Sentite la musica, è diventato un peto! Oh no! Cos'è? Ecco, sentite i peti! Tutto questo marrone non mi piace! Ok... Anche qua, che devo fare? Ah, devo... Oh no, ho capito! Oh no, ho capito! Oh sì, oh, ok, allora, facciamo così! Ok, deve starcene solo uno, per forza, ora ho capito! Oh, alleluia! Alleluia! Evviva! Abbiamo un'altra chiave. Credo che adesso tutte queste chiavi sono quelle della porta, vero? Quindi possiamo chiudere questa. Cioè, aprire più che altro. Aprire questa. E aprire questa. Ti faccio un buon punto. Non voglio fare la roba di Einstein. Oh, cavolo. Ah, no, forse ho capito cos'è la roba di Einstein. Avete notato che nell'armadio ci sono dei... No, io sono un genio. Giallo, verde, blu, rosa. Quindi deve essere... Vediamo. Giallo, verde, blu e rosa. Se esiste. Esiste? La cosa più simile al rosa è il viola. Però mi sa che ci sono altri armadi. Ah no, ma si ritorna sempre allo stesso punto. Allora, fammi vedere un attimo qui. Ok, questo cos'è? Ah, è un altro di quei minigiochi. Ok, vediamo. Oh no, 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 no. Così non va, così non va. Quanto li odio questi giochi, perché non... C'è un senso logico. Io li ho sempre risolti a tentoni questi giochetti. Non c'è mai stata una volta che ci ho pensato. Ho sempre premuto a caso e prima o poi ce l'ho fatta. Il problema è che perdo tempo. Non riesco a vederci il senso logico, ragazzi. Qualcuno me lo spiega? Sì! Ce l'ho fatta! Un po' di senso logico alla fine l'ho trovato. Ok, quindi abbiamo trovato un'altra chiave. Grande Giove. Oh, ho trovato anche un sacco di oggetti, tipo un'apribottiglia. Non è che mi serve un bicchiere? Forse devo far uscire la chiave con l'acqua, stavo pensando.
Non è che... Oh, c'è anche un'altra chiave che dobbiamo sciogliere, probabilmente, con l'acqua calda, vero? Acqua calda, metti questo qua, si scioglie, no? No, qua però si mette sulla piastra. No. Aiuto! Qua c'è un altro minigioco, dai, facciamo pure questo. Aiuto, no. 1, 2, 3, 4, 5, capito, 6, 7, 8, 9, 10, tutto in ordine, vero? 2000 years later. Due ore. Vi giuro, sono stato un'ora di video. Un'ora precisa per superare sto punto. Per darvi questo! Porca trotta! Oh, mamma mia, ragazzi, ho pure riavviato il gioco per quello adesso. Allora, devo rifare alcune cose che avevo già trovato. Tipo questo devo rifarlo. Vabbè, rifacciamo la svelta. Oh, ecco di nuovo questo. Allora, questo come lo apro? E poi questo cos'è? Cos'è questa roba? Un piede di porco, forse? Mi stai dicendo che è un piede di porco? Controlliamo. Ok, ho trovato quest'altra chiave. Vediamo. No, non funziona. Ho ripreso la tazza. Ah, non fatemi arrabbiare. Non fatemi arrabbiare. Ah, forse questo lo posso sciogliere sul termosifone? Sì, ok. No, vabbè ragazzi. Questa era assurda. Allora, apriamo. Allora, anche questa. Perfetto. Einstein, aiuto. Questa è un'altra chiave. E cosa... cosa cavolo apre? Ah, la tazza la posso usare qua per l'acqua. Sì, ok. Ora la prendo e la verso... Ok, devo in continuazione prendere l'acqua e versarla finché non esce la chiave. Bene. Ok. Ma guardate, questo gioco è pazzo e geniale allo stesso momento. Questo lo posso usare. Ok, ho aperto con l'apri bottiglia qualcosa. Li devo aprire tutti? Devo aprire ogni barattolo che c'è qui dentro? Stai scherzando? Ma questo mi farà solo venire più fame, quindi cagare più in modo più profuso quando andrò in bagno. Va bene. Va bene, signore. Questo è l'ultimo. Cioè, tutti li ho aperti, tutti. Tutti per una chiave li ho aperti. Che perdita di tempo. Ormai questo qua sta morendo. Sta morendo. Lo vedo. Glielo leggo negli occhi. He's dying. Qua. Oh, forbici dalla punta arrotondata. Ti taglio la lingua. Ah, ma questa forse è la chiave. Forse ho capito la chiave arcobaleno. Vedete qua c'era un arcobaleno. Aspetta, forse la possiamo far diventare una chiave arcobaleno. Non ci credo. Non ci credo se è così. Allora, arancione. Ah, sì, sì, ok. Ok, devo prendere il pulsante. Perfetto. Vai via anche questa. Dai, ci manca poco. Ci manca strapoco. Dove vi nascondete, dannati? Ditemi, avete visto una chiave? Maledetti. Anche questi non è che sono colori che servono a qualcosa. 8, 5, 6, 3. Ah, forse vanno qua? Ah, ok. 8, 5, 6, 3. No. Allora qua, 8, 5, 6, 3. Sì, ok, un codice l'ho trovato. Ce n'era un altro che era tipo qui. Quindi 9, 4, 2, 7. Vediamo se è quello. 9, 4, 2, 7. Sì, benissimo. Grandina, tra un po' entrerò. Oh, ok, questa chiave che avevo apriva il lucchetto gigante. Ora forse posso... Sì, ok. Ragazzi, ci mancano tre chiavi di numero. Con la forbice che faccio? Con la forbice posso togliere qua? Tipo, no. Oh, ho preso delle robe qui. Cosa sono questi? Delle arance. Devo farci... Devo frullarle. Queste le devo frullare. Vai. Vai. Benissimo. Mi daranno una chiave arancione. Lo sapevo. Nice, nice. Perfetto. Ora ci mancano... Una chiave ce l'ho già. Vai, mi manca solo una chiave. Quindi devo fare qualcosa con la forbice. 100%. Dove devo usarla? Qua sui vestiti?
È qualcosa? Che devo fare qui? Ah, no, qui! No! L'ho trovata! Oh, complimenti a te che hai resistito un'ora. A sto punto te la potevi tenere. Cioè, alla fine non ti serviva. Cioè, se avevi tutta sta resistenza potevi aspettare anche un giorno, dai. Ce l'abbiamo fatta! Oh, mamma mia, ragazzi, che gioia vedere sto cesso. Oh, e ora ha tutto molto senso. Cioè, con il senno di poi, strani suoni provenivano da quella porta. Grazie per aver giocato e grazie per avermi fatto cagare. Oltre ai giochi strani, mi trovo anche i giochi di... Va bene! Oh, guardate il background. Non è cioccolata. Non è cioccolata. Ora ho finalmente capito lo scopo di questo gioco. E mi è venuta anche... Mi scappa, ragazzi. Mi scappa, quindi scappo. E vi ringrazio. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Devo andare al bagno. Ciao, ragazzi!